Buongiorno, proviamo ora a sintetizzare, applicare quanto abbiamo finora visto nella soluzione di questa struttura reticolare vincolata con una cerniera e un carrello in B e sottoposta a questi carichi F1, F2, F3, eccetera. Questo è l'esercizio struttura reticolare 4. Allora, ci si propone di calcolare gli sforzi nelle aste, per esempio H, G ed F, con il metodo dei nodi e con il metodo della sezione di Ritter. Cominciamo con il metodo dei nodi. Il primo passo da fare, ricordiamo, è determinare le reazioni vincolari della struttura. E questo si fa, come abbiamo visto, per le normali travi rigide isostatiche, scrivendo le tre equazioni di equilibrio, sommatoria delle x, cioè di tutte le forze orizzontali, deve essere uguale a 0. Sommatoria di tutte le forze verticali, deve essere nulla, la sommatoria dei momenti rispetto a un polo qualunque deve essere nulla. Allora, prima equazione, quali sono tutte le forze orizzontali agenti sulla struttura? Ecco, ipotizziamo innanzitutto di avere una reazione verticale nella cerniera e una reazione orizzontale X con A. In B, carrello, avremo una reazione verticale Y con B. Il nostro sistema di riferimento è ad esempio questo, no? Verso positivo delle forze X, Y e dei momenti. Queste sono direzioni delle reazioni ipotizzate che poi andremo a verificare. Allora, prima equazione, quali sono le forze orizzontali? C'è sicuramente la X con A e poi c'è soltanto la forza F5 che vale meno negativa perché verso sinistra, quindi meno 20 kN. Tutto questo è uguale a 0. Questa la possiamo subito risolvere. X con A sarà uguale a più 20 kN. Lo scriviamo qui, 20. Il segno è positivo, quindi il verso che noi abbiamo ipotizzato è corretto. Forze verticali. Quali sono le forze verticali? Ce ne sono parecchie. Allora, cominciamo da Y con A, che è questa. Verso positivo c'è anche la Y con B, poi c'è F1, F2, meno 30 kN, meno 30, poi che altro c'è? C'è la F3, meno 50, meno 60, che è la F4. Tutto questo è uguale a 0. Terza equazione, l'equilibrio possiamo farlo rispetto al punto A perché qui convergono 1, 2 e 3 forze, quindi semplifichiamo i calcoli eliminando queste 3 forze che hanno braccio 0 rispetto al punto A. E allora, quali sono le forze che danno momento rispetto al punto A? C'è sicuramente questa F2 che rispetto al punto A ruota in senso orario. La distanza è 1,40 m, 1,40 m è la dimensione del lato di questa maglia quadrata, quindi per 1,4. Questo è il momento prodotto dalla forza F2. F1 non dà momento perché, ripeto, il braccio è 0. Poi che altro c'è? C'è la Y con B, ruota in senso antiorario, quindi meno Y con B per la distanza che è 1,4 più 1,4, 2,8. Poi c'è la F3. Che vale 50, ruota in senso orario, allora più 50 kN per 4,2, e poi c'è la F4 che ruota anch'essa in senso orario, allora più 60, che è il valore di F4, per la distanza 1,4 per 5, no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 per 4, quindi viene 60 per 5,6 metri. E infine c'è questa forza F5 che ruota in senso antiorario rispetto al punto A, no? Questa è la direzione di F5, quindi meno 20 per la distanza che è 1,4.
tutto questo deve essere uguale a 0. Ammettiamo il valore di F2 direttamente, che è 30 kN. Abbiamo messo i valori numerici per tutte le forze, 30 kN. Questa equazione ha la sola incognita in x con b, in y con b, possiamo subito risolverla sviluppando i vari calcoli. Meno y con b per 2,8, sviluppiamo tutti questi calcoli qui, viene più 560. Tutto questo deve essere uguale a 0, quindi chiamiamo subito che la y con b sarà uguale a 560 fratto 2,8, qui c'è il meno, ma diventano tutti e due più, e quindi viene 200 kN. Allora possiamo subito dire che il valore della y con b è di 200 kN. Noto y con b si può sostituire nella seconda equazione, che scriviamo allora in questo modo: y con a più 200, che è il valore della y con b, meno 30, meno 30, meno 50, meno 60, deve essere uguale a 0. E quindi, sviluppando i calcoli, y con a sarà uguale a meno, passando dall'altra parte, meno 30 kN. Segno negativo vuol dire che il verso ipotizzato verso l'alto è sbagliato, ma la forza avrà invece un verso che va verso il basso e vale 30 kN. Detto questo, passiamo alla soluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi. Abbiamo detto, ci proponiamo di calcolare gli sforzi in queste aste. E con il metodo dei nodi dobbiamo procedere in maniera graduale, partendo dai nodi in cui è possibile scrivere un sistema di due equazioni, due incognite, che è un sistema risolvibile. E possiamo partire dal nodo A. Allora, disegniamo qui il nodo A. Disegniamo sul nodo A tutte le forze agenti sul nodo, che sono la y con A, che vale 230 kN. Poi c'è la x con A, che va verso destra, positiva, vale 20 kN. E poi ci saranno i due sforzi incogniti nelle aste, sforzo in B e sforzo in A, S in B, S con A, che ancora una volta indichiamo con versi arbitrari. Dobbiamo scrivere, ricordiamo, per ogni nodo due equazioni di equilibrio. Sommatoria delle x uguale a 0. Quali sono tutte le forze orizzontali? Allora, più 20, meno S con A, è negativa, è uguale a 0. Da qua ricaviamo subito che S con A è uguale a 20 kN. Quindi il verso della S con A è corretto. Quindi se l'azione dell'asta sul nodo è di comprimere il nodo respinge in senso opposto, quindi comprime l'asta, che è un puntone. Indichiamo così quindi l'azione sull'asta, il cui valore è 20 kN. Sommatoria delle y è uguale a 0. Quali sono le forze agenti da considerare, no, sul nodo? La s con b, che va verso il basso, meno s con b, dunque meno 30 uguale a 0. Da qua ricaviamo subito che s con b è uguale a meno 30. Per chi portiamo 30 dall'altra parte diventa positivo, ma
cambiamo il segno S con B, anche di 30 diventa meno 30. E quindi vuol dire che il verso che noi abbiamo assegnato la S con B è sbagliato, in realtà va verso l'alto. Quindi l'azione dell'asta sul nodo è di tirare il nodo, tirare il nodo verso l'alto, il nodo tira l'asta in questo senso, quindi l'asta è tesa. E lo sforzo dell'asta è di 30 kN. E quindi qua scriviamo 30 nell'asta B. Possiamo allora passare al nodo D. Sì, perché noto lo sforzo in B, restano incogniti solo C e D. Allora, nodo D. Disegniamoci il nostro nodo D, che è sottoposto a queste forze, la F1 di 30 kN. Poi, l'azione di B dell'asta B sul nodo è uguale opposta a questa, quindi va verso il basso e vale 30 kN. Dopodiché ipotizziamo questa direzione per lo sforzo nell'asta D, e per quanto riguarda l'asta C, che è questa direzione qui. Quindi questo è il nodo D. Ancora una volta sommatoria delle X deve essere 0. C'è la S con D, va verso sinistra, quindi diamo un segno negativo alla S con D. Meno, cioè la componente orizzontale di S con C, quindi meno S con C per il coseno, se consideriamo quest'angolo, che è 45 gradi, quindi meno S con C per il coseno di 45 gradi. Tutto questo è uguale a 0. Sommatoria delle forze verticali è uguale a 0. Quali sono le forze verticali? Meno 30, c'è sicuramente questa forza qui, quest'altra che vale anch'essa meno 30, poi c'è questa componente verticale di S con C, quindi va verso l'alto, che sarà più S con C per il seno di 45 gradi. La componente verticale di S con C, tutto questo è uguale a 0. La seconda equazione possiamo risolverla subito. Meno 60, scriviamo, è uguale a meno S con C seno di 45 gradi. Da cui ricaviamo che S con C è uguale a 60 fratto seno di 45 gradi. Andiamo a risolvere i calcoli, il risultato è 84,85 kN. Il verso è positivo, quindi il segno è positivo, il verso quindi è corretto. L'azione dell'asta sul nodo è di comprimere il nodo comprime l'asta, quindi qui abbiamo ancora un puntone. E lo sforzo nel puntone vale 84,85 kN. 84,85 kN. Asta D. Noto ora S con C, possiamo sostituirlo nella prima equazione, che diventa meno S con D, il segno è positivo, allora meno S con C, quindi 84,85 per il coseno di 45 gradi. Tutto questo è uguale a 0. Da qui ricaviamo che S con D sarà uguale, meno S con D sarà uguale a più 84,85 coseno di 45 gradi, da cui ricaviamo che S con D è uguale a meno, sviluppiamo questo calcolo, arrotondiamo a 60 kN. Segno negativo vuol dire che questo verso la S con D è sbagliato, la S con D in realtà ha questa direzione qui. Quindi l'asta tende a tirare il nodo tira l'asta, questa asta è un tirante. Questa è la direzione delle frecce, il valore dello sforzo è, abbiamo detto, 60 kN. Lo scriviamo così. Passiamo ora al nodo E. Le forze agenti sul nodo E sono F2, che vale 30 kN. E poi c'è la S con D, cambiamo il verso,
perché ripeto, questa è l'azione del nodo sull'asta, non interessa l'azione dell'asta sul nodo che sarà poi opposto, e vale 60. Stiamo esaminando il nodo E. Poi ci sono le due forze S con E ed S con F, a cui diamo dei versi arbitrari. Qui insomma, si può anche fare a meno di scrivere le equazioni, ma in ogni modo scriviamo sommatore della X uguale a 0, quali sono le forze orizzontali? Meno 60 meno S con F uguale a 0, da qua arriviamo subito che meno S con F è uguale a più 60, e cioè S con F uguale a meno 60 kN. Segno negativo vuol dire che il verso qui è sbagliato, il verso corretto è questo, quindi l'azione dell'asta sul nodo è di tirare il nodo, l'asta tira il nodo tira l'asta, questo è un tirante, l'asta F è un tirante e il valore della forza nel tirante è di 60 kN. Scriviamo l'altra equazione, sommatore delle Y uguale a 0. Cosa abbiamo qui? Forze verticali, meno 30 più S con E è uguale a 0, e quindi ricaviamo subito che S con E è uguale a 30. Il verso quindi è positivo perché il segno che è positivo, quindi l'asta spinge il nodo reagisce in maniera uguale, quale contrario, quindi questo è un puntone. Indichiamo quindi le azioni nell'asta E e il valore della forza è di 30 kN. Quindi abbiamo determinato la forza F, ci rimangono la G e l'H. Per determinare queste due ultime forze possiamo ricorrere a questo punto all'equilibrio del nodo C. Sul nodo C agiscono un bel po' di forze. Allora, S con A, dobbiamo mettere tutte le forze opposte a quelle indicate su questo schema, che ripeto rappresentano le forze che i nodi esercitano sulle aste, ma noi ora interessano le azioni che le aste esercitano sui nodi che sono quelli opposti. Quindi abbiamo questa forza che è S con A, che vale 20 kN. Questa forza che è S con C, che vale 84,85 kN. Abbiamo questa forza che è S con E, che vale 30 kN. Poi abbiamo due forze incognite, G ed H, che possiamo indicare così, S con H ed S con G. Questo angolo è 45 gradi ovviamente. Solite equazioni di equilibrio, sommatore di X uguale a 0, quali sono tutte le forze orizzontali che entrano in gioco? Allora, c'è questa qui, S con A 20, segno positivo, poi c'è questa S con H che è negativa, meno S con H, poi ci sarà la componente orizzontale della S con C, quindi è più perché va verso destra, S con C, scriviamo direttamente il valore, 84,85 per il coseno di quest'angolo che è 45 gradi. Poi c'è la componente orizzontale di S con G. Allora dobbiamo scrivere meno S con G, che è incognita, per il coseno di 45 gradi. Tutto questo deve essere 0. Seconda equazione, sommatore delle Y deve essere 0. E dalla seconda equazione quali sono le forze verticali? La S con E, che vale 30, negativa perché è verso il basso, quindi meno 30. Componente verticale di S con C, quindi meno S con C, che mettiamo il valore 84,85 per il seno di 45 gradi. Componente verticale di S con G, quindi meno S con G per il seno di 45 gradi. Tutto questo è uguale a 0. Nella seconda equazione abbiamo l'unica incognita S con G, possiamo quindi risolverla. Meno 30, meno 84,5 per seno di 45 gradi. Svolgendo questi calcoli, approssimando, viene meno 90, meno S con G, seno
di 45 gradi uguale a 0. D'acqua la ricaviamo facendo i necessari calcoli che S con G seno di 45 gradi è uguale a 90 con segno negativo. Il risultato è 127, approssimando 28 kN con segno meno, quindi vuol dire che il verso della S con G è sbagliato, la S con G ha questa direzione qui, quindi l'asta tira il nodo tira l'asta, quest'asta S con G è un tirante e il valore dello sforzo nell'asta S con G è di 127,28 kN. Rimane la prima equazione che ora possiamo risolvere in quanto abbiamo determinato S con G che diventa noto, quindi nella prima equazione abbiamo 20 meno S con H più 84,85 coseno di 45 gradi meno S con G, quindi qui diventa più 127,28, tutto questo per coseno di 45 gradi, tutto questo è uguale a 0. Sviluppando questa equazione, se i calcoli sono esatti, dovremmo trovarci che S con H è uguale a 170 kN con segno positivo, quindi il verso che abbiamo attribuito alla S con H è giusto, e allora vuol dire che l'azione del nodo sull'asta è uguale e contraria, e quindi l'asta H è un puntone in cui il valore dello sforzo è 170 kN. Bene, passiamo ora al metodo di Ritter e vediamo se sono confermati i risultati che abbiamo determinato. Noi abbiamo determinato che in S con F è 60 kN, S con G è 127,28 kN ed S con H è 170 kN. Vediamo se ci troviamo. Abbiamo qui riportato lo stesso schema di calcolo, dobbiamo indicare però le reazioni vincolari che abbiamo determinato prima, Y con A che vale 30 kN, Y con B che vale 200 kN. Ok. Tagliamo la nostra struttura con Ritter, secondo il principio del metodo Ritter. Consideriamo ad esempio solo la metà di sinistra di questa struttura e applichiamo sulle aste F, G ed H le azioni che la parte di destra esercitava sulla parte di sinistra, ipotizzando questi versi, salvo poi cambiarli se dovessimo trovarci segni discordi, e quindi procediamo al calcolo. Per esempio individuiamo la reazione S con F. Dobbiamo scrivere un'equazione di equilibrio rispetto al punto in cui si incontrano le altre due aste fra le tre che noi tagliamo, e quindi il punto C. Allora, il sommatore dei momenti rispetto al punto C deve essere 0. Quali sono le forze che entrano in gioco? Le forze che danno momento rispetto al punto C sono F1, quindi che vale 30 kN, per la distanza dal punto C che è 1,4, per 1,4, antiorario, quindi segno negativo. Poi c'è anche Y con A che vale anch'essa 30, quindi meno 30 per 1,4. Ci sono altre forze in gioco rispetto al punto C e c'è proprio S con F. Questa, ripeto, F2 non dà momento perché
il braccio rispetto al punto G è 0. Ce l'ha S con F, che lo dà rispetto al punto A in senso orantiorario, quindi meno S con F per 1,4. Tutto questo deve essere uguale a 0. Che vediamo subito che possiamo eliminare questi termini. Quindi rimane meno 60 meno S con F è uguale a 0, e quindi meno S con F è uguale a più 60, S con F è uguale a meno 60 kN. Segno meno vuol dire che questa forza in realtà deve avere questo verso, quindi l'asta F, se viene tirata dalla S con F, è un tirante, ed infatti e vale 60 kN come si era detto, no? Questo è un tirante, come avevamo stabilito nell'esercizio precedente. Quindi possiamo ora passare alla determinazione di S con H. Equilibrio rispetto al punto in cui convergono le altre due aste, quindi rispetto al punto F, sommatore dei momenti rispetto al punto F deve essere 0. E vediamo quali sono le forze allora che entrano in gioco rispetto al, che danno momento rispetto al punto F. Allora, c'è F con 1, avuta in senso antorale, quindi meno 30 per 2,8 la distanza. Poi c'è F con 2 che vale ancora 30, quindi meno 30 perché è antioraria per 1,4. Poi c'è la Y con A, quindi meno ancora una volta 30 per la distanza rispetto al punto F che è ancora 2,8. Poi cos'altro c'è? E qui non abbiamo segnato prima che c'è anche la reazione X con A che vale 20 kN. Quindi io qui ho anche X con A che vale 20 kN. Rispetto al punto F la X con A ruota in senso antiorario, quindi meno 20 per 1,4. Infine, rispetto al punto F c'è questa forza incognita che ruota in senso orario, allora più S con H per 1,4, tutto questo è uguale a 0. Anche in questo caso risolviamo i nostri, risolviamo il nostro, i nostri calcoli, verrà meno 238 più S con H per 1,4 uguale a 0. Da qui ricaviamo che S con H è uguale a 238 fratto 1,4, cioè 170 kN. Il verso è giusto, quindi S con H comprime l'asta che è allora un puntone. S con H allora è un puntone e il valore è proprio 170 come avevamo determinato prima. Infine, per quanto riguarda S con G, equilibrio rispetto a quale punto? Equilibrio della rotazione rispetto a quale punto? È il punto improprio in cui convergono le altre due aste che vengono tagliate, cioè l'equazione alla rotazione diventa un'equazione alla traslazione verticale, sommatore dell'y è uguale a 0. Quali sono le forze verticali? F con 1, quindi meno 30, F con 2 ancora meno 30, Y con A meno 30, e rimane la componente verticale di S con G che va verso il basso, quindi meno S con G, quest'angolo qui è 45 gradi, per coseno di 45 gradi, tutto questo è uguale a 0. Andiamo a risolvere i nostri calcoletti. Meno 90 meno S con G coseno di 45 gradi uguale a 0, verrà fuori che S con G è uguale a 90 fratto coseno di 45 gradi con il segno meno, e quindi meno 127,28 kN. Vuol dire che la S con H questo verso è sbagliato e deve essere invece rivolto così, quindi quest'asta risulta essere un tirante e il valore è 127,28 come si era detto.
ci si può esercitare ora a calcolare gli sforzi in tutte le altre aste della struttura. Buon lavoro!